Abbiamo con noi il segretario generale della CGIL, Guido Tomassi, il segretario Buonasera. plenario, il plenipotenziario. Buonasera a voi, buonasera a tutti quanti. Ecco Tomassi, prima di entrare poi nelle questioni brutte, spinose, perché di questi tempi non si riesce a parlare d'altro che di cose brutte per quanto riguarda il mondo del lavoro. Questa faccenda CGIL-FIOM in provincia nostra com'è? Questa dualità c'è o non c'è qua? Ma guarda, onestamente non c'è, non credo ci sia anche ai livelli più alti. Ci sono delle posizioni, in qualche modo alcune specificatamente di categoria, a cui la FIOM è giusto che ha una propria posizione, e poi ci sono questioni di carattere più confederale che investono chiaramente non soltanto i metalmeccanici, su cui siamo tranquillamente in sintonia. Proprio poco fa ho fatto una riunione con le categorie, in particolare anche con la FIOM, e si è deciso alcune iniziative in merito a vicende che investono il territorio, completamente in accordo. Non bisogna confondere le questioni prettamente contrattuali con quelle di carattere più sindacale o generali, che investono chiaramente il benessere, tra virgolette, il benessere, cioè le possibilità di questo territorio o dell'Italia complessivamente. Se poi la domanda è come, cosa pensa la CGIL rispetto a Fiat, Ecco, questo mi ha anticipato, che chiaramente. Ovviamente io avrei posso fatto. tranquillamente dire, l'ho anche dichiarato alla stampa, noi aspettiamo con molta fiducia e grande disponibilità gli investimenti Fiat rispetto al nuovo modello, anzi spero e ci auguriamo che possano essere più di uno. E poi guardate, il fatto che Fiat, indipendentemente dalle questioni di carattere politico, che Fiat investa e faccia un prodotto, un'automobile, e con questa pensi di andare a aggredire un mercato come quello americano, È di per per sé un noi fatto è un positivo. fatto positivo. Cioè, noi abbiamo sempre detto che vogliamo innovazione, ricerca e tecnologie di qualità che possano competere contro la globalizzazione, perché altrimenti, se la competizione è sempre con i paesi sottosviluppati, non se ne esce. Cioè, oltre a dare diritti, dare livelli, dare tutto, noi non potremo mai competere con quei paesi. Infatti, da questo punto di vista, sicuramente si sta cercando di aggredire un mercato importante, che ci vedrebbe protagonisti, quindi è certamente un fatto importante. Parlando però di investimenti e parlando di questo territorio, no? Si discute molto sulla faccenda dell'accordo di programma. Allora, adesso io non voglio rientrare nel ginepraio di questa discussione, però brevemente, no? La faccenda dell'accordo, in che modo la vede? Cioè, in effetti è sempre un bicchiere un po' mezzo pieno o mezzo vuoto questa situazione, come la vede lei? Premesso che tutti quanti gli attori economici prodotti di questa provincia erano tutti quanti e sono tuttora, come si dice, in accordo e favorevoli perché quell'accordo si definisse in quella maniera. Certamente ci aspettavamo una maggiore, diciamo così, adesione da parte del mondo imprenditoriale, però capisco pure che alcuni vincoli, cavilli, in qualche modo anche da questo punto di vista forse rigidi, hanno di fatto ristretto la platea delle aziende, delle imprese che potessero, mi riferisco in particolare alla piccola azienda, Sì, moltissimo, certo. noi avevamo sollecitato una certa rete di impresa che potesse competere attraverso un progetto complessivo con pur le specificità, però ad oggi, per non essere troppo lungo, ad oggi abbiamo due aziende che di fatto hanno aderito e sono state accolte i loro progetti. Il ricorso fatto da una di queste due altre aziende, come si dice, escluse, la mia preoccupazione è che purtroppo possa anche questa determinare una sorta di rallentamento. Rallentamento E della questo produzione. obiettivamente è negativo. Non a caso, oltre ad aver fatto il 16 dicembre scorso un incontro con la Regione, ne abbiamo chiesto uno proprio l'altro giorno unitariamente con il MISE, con il ministro Guidi, perché appunto sì, tutte le legittime, come si dice, disponibilità a ragionare per quanto riguarda chi è stato escluso, chi in qualche modo pensa di rientrare in qualche modo, ma procediamo con quei progetti che sono in essere, perché questo territorio ne ha bisogno Tantissimo. tantissimo. Poi sappiamo tutti che non può essere esaustivo, cioè nessuno di noi ha mai pensato che quell'accordo così come è detto, sottoscritto e definito possa essere la panacea di tutti i mali della provincia, parlando dell'occupazione. Però penso che sia una buona cosa perché
altre province della regione ne stanno cercando di proporre dei propri. Rieti è stato firmato recentemente, uno un po' specifico, e anche altre regioni, appunto, ma la stessa regione stessa, appunto, pensa di farne uno che abbia una valenza più regionale, su cui noi siamo favorevolmente convinti. Poi, se vuole, non so se abbiamo... Ma ci sono stati anche dei fondi non assegnati, per esempio. Ecco, no? Anche qui la Regione ci dice che non ha disponibilità, tra l'altro abbiamo fatto un accordo regionale prima proprio il 29 di dicembre, in cui recuperando un po' di risorse rispetto a tagli della stessa Regione, queste risorse potessero essere messe anche esse a disposizione degli investimenti per le attività produttive. La Regione ci conferma questa volontà. Devo dire che poi lo scontro o l'incontro, che noi avevamo anche ipotizzato una manifestazione davanti alla Regione, proprio perché quello che ha bisogno il Paese, e per quanto ci riguarda il Lazio, è investimenti per il lavoro. Noi ci abbiamo in dramma nel dramma, perché la vicenda accordo di programma nasce in un'area disastrata, cui nessuno ci vuole mettere mano, ma in realtà questa è la sfida di questo prossimo futuro. Cioè, noi abbiamo un territorio come quello della Valle del Sacco in cui tutti quanti ne sappiamo peste e corna, però in realtà sappiamo che non ne possiamo fare a meno di risanare e di salvaguardare le imprese produttive sane che comunque già cioè, e comunque producono in quel territorio. Sicuramente. Tra le altre cose, lei mi ha dato il là per quella che è una domandina che volevo farle. Lei è un personaggio influente di questo territorio. Lei avrà seguito sicuramente, no, sicuramente sì. La mia organizzazione è un'organizzazione ancora importante, spero che lo sia ancora. Segretario della sua organizzazione, grazie, per carità. Senz'altro, grazie. Avrà seguito sicuramente in questi giorni il dibattito che si sta facendo circa l'ambiente, no? Circa il grandissimo problema della discarica di Frosinone, per quanto riguarda poi tutte le varie discariche che si trovano nel nostro territorio, sono state contate circa 90, anche qualcuna in più, per cui si sta pensando, questa è la proposta che ha fatto Scalia, di riperimetrare il SIN sostanzialmente su tutto il territorio della nostra provincia. Che cosa pensa di questa situazione? Ma io credo che sia una cosa importante, forse anche oserei dire indispensabile. Ho detto in qualche altra circostanza, noi non possiamo recuperare i danni che abbiamo creato in questo territorio rispetto a investimenti un po' così senza salvaguardare l'ambiente e il territorio. Oggi abbiamo una realtà, questa realtà non può prescindere dal fatto che gli investimenti futuri e le aziende che insistono su questo territorio devono necessariamente essere, come si dice, a norma e compatibilmente, come si dice, legalizzate affinché gli investimenti. Noi come CGL abbiamo sempre scelto anche qualche misura, anche in modo anche molto, diciamo così, penalizzante, se vogliamo, di fronte alla nostra organizzazione. Mi riferisco ai fatti dell'Ilva, no? Tra l'altro anche qui abbiamo un sito che purtroppo ha pagato pesantemente le conseguenze dell'Ilva di Taranto, però lì abbiamo deciso di stare da parte della salute, nonostante i drammi di quelle famiglie che perdono il lavoro. Abbiamo deciso, a differenza di altri, di stare da parte della salute. In questo caso non è che cambiamo, come si dice, posizione. Noi vogliamo una Valle del Sacco dove si possa continuare a fare investimenti, si continui a fare produzione, si continui a fare attività produttive, ma si continui e si migliori e si renda compatibile quella valle, rendendola appunto appetibile anche dal punto di vista di chi non vuole fare l'industria, vuole fare qualche altra cosa, parlo dell'agricoltura, parlo degli allevamenti, parlo di tutta quella gente che in questi anni è stata massacrata, lasciata in balia degli eventi e nessuno è degna di arrivare a fare proposte, perché c'è anche il terrore, perché di fronte all'incertezza anche dal punto di vista del legislativo è chiaro che chiunque va a mettere mano rischia di pagarne le proprie persone. C'è un dibattito tuttora presente in provincia per quanto riguarda appunto le deleghe specifiche dell'ente provincia, ma riguardano necessariamente le autorizzazioni ambientali. Noi abbiamo in questo territorio un rischio, una mannaia che rischia di investire migliaia di aziende che non si vedono rinnovato le autorizzazioni per gli scarichi. Eh sì, questo è un problema estremamente grave, estremamente grave. Gli uffici ambiente della nostra provincia hanno circa un migliaio di autorizzazioni ancora ingiacenti, sì, in giacenza, quindi si sta cercando di potenziare questo ufficio e la situazione
è tutt'altro che tranquilla. Ma veniamo un po' alla faccenda del lavoro, insomma, del Certo. lavoro, i numeri. Diciamo che gli ultimi numeri sono Drammatico. sconfortanti, ma è da un po' di tempo che i numeri ogni volta che escono fuori sono sempre più sconfortanti e purtroppo diciamo che non fa quasi più notizia il fatto che si Sempre quasi peggiori, purtroppo, scontato, sì. e questo è un dato estremamente indicativo di come stiano andando le cose. Se la nostra provincia sconta, al contrario degli 8 punti percentuali che in altre zone d'Italia si sono avuti in questi anni della crisi di incremento, invece un incremento negli stessi anni del 19,1% significa che noi siamo peggio degli altri, cioè che la crisi in qualche modo ha inciso sul nostro territorio più che in altre zone. Per quale motivo, secondo lei? Allora, è chiaro che noi siamo un territorio da un punto di vista così un po' anomalo rispetto agli altri territori del centro Lazio, parlo dell'incidenza che ha l'industria rispetto all'economia di questo Cioè, territorio. essendo più industrializzati È degli chiaro, quindi, altri. da questo punto di vista i numeri sono più, diciamo così, eclatanti, perché adesso non per fare la storia, per continuare a dire cose che in qualche modo riguardano altri, ma insomma io mi ci metto dentro perché non è che sono un ragazzo appena nato, sto dentro questo mondo da qualche anno, posso dire che probabilmente l'errore è stato quello di investire sostanzialmente in industria senza salvaguardare, appunto, per tornare a quello di prima, e in realtà la nostra natura storica forse era quella dell'agricoltura, noi volevamo aggiungere un po' di Sicuramente. turismo, un po' di cultura che non ci manca. Oggi chiaramente il dramma di aver in qualche modo snaturato questa possibile occupazione ci porta un po' di fronte a un dramma. Improvvisamente le aziende chiudono, non si vedono nella prospettiva dei possibili investimenti. Gli unici investimenti fatti negli ultimi anni, parlo dell'inizio della crisi, insomma 2007-2008, erano quelli dei servizi. Si pensava che il commercio e il servizio potessero in qualche modo, come si dice, bypassare o comunque ammortizzare la fuoriuscita dei lavoratori dall'industria produttiva. In realtà oggi con la crisi che nel frattempo è diventata più strutturata e oserei dire anche di finanza più mondiale, di fatti ha fatto sì che anche queste attività commerciali, come i centri commerciali appunto, andassero in sofferenza. Oggi ci troviamo di fronte al fatto che questi numeri drammaticamente aumentano perché nello stesso tempo di fronte a aziende che chiudono, l'ultima la Maranconi di Anagni del mese scorso, ma purtroppo anche questa da Ferentino non sta in ottima salute, nonostante accordi sindacali di difensivi cosiddetti, di cassa, contratti di solidarietà che in qualche modo attenuano, ma il punto è sempre lo stesso, di fronte a interventi così strutturati, se non c'è un progetto di ripresa, di rilancio, di innovazione, è chiaro che diventa soltanto un'agonia che si allunga. Sì, ok, i lavoratori ci mancherebbe, è giusto che abbiano un sostegno, ma chi in qualche modo fa politica industriale o chi poi deve definire le scelte di investimento di un paese deve guardare questi aspetti. Per tornare ai numeri che salgono, noi abbiamo il dramma appunto delle persone 45enne, 50enne che escono e non vengono ricollocati per motivi sicuramente anche di formazione, di formativi, di età, perché probabilmente è più appetibile un contratto a un ragazzo. Però c'è un problema, no? Sì. Ecco. Che contestualmente cresce anche la disoccupazione giovanile. Infatti. C'è un problema perché se fosse così, insomma, no? Dice, vabbè, purtroppo quelli più avanti negli Paradossalmente, anni. addirittura la disoccupazione cresce ancora di più, perché i Numeri numeri sono no, numeri allarmanti, no, parliamo di numeri quasi il 50% dei nostri giovani con lavoro, allarmanti. insomma. Quindi è impossibile pensare che un paese civile non possa dare una prospettiva a un ragazzo, no? Cioè tutti quanti abbiamo figli, abbiamo avuto figli, cioè, probabilmente abbiamo anche fatto sacrifici per fargli fare una formazione scolastica di livello all'università, poi in realtà lo stesso ragazzo ha fatto, la ragazza ha fatto chiaramente sacrifici perché si è dovuto trasferire lontano da casa, ha fatto anche viaggi. Improvvisamente no, finisce la laurea col massimo di voti e si vedono in balia Non si degli sa avvocati, cioè cosa non si fare. sa che cosa fa. Progetti, investimenti che riguardano prevalentemente i giovani. C'era quell'idea parte del ricambio generazionale, ma era quella delle politiche giovanili che investivano in qualche modo, come si dice, la garanzia giovani, no? Che poteva Sì. essere una sorta di accompagnamento. Era partita con tutti,
la fanfara del caso, perché poi ricordo che qualsiasi norma che in qualche modo potesse andare a toccare elementi innovativi, la gente è giustamente entusiasta, no? Perché risponde al dramma che stiamo vivendo. Ci sono ritardi spiegabili. Purtroppo anche qui noi siamo un paese un po' strano, no? Ma la sociaria da questo punto di vista, guarda, io sono un amante di questa terra, non ho, ci sono nato, ci sono vivo, però devo dire c'è un po' di conservatorismo, cioè, rispetto alle novità ci chiudiamo a riccio, abbiamo un po' paura. È una colpa, tra virgolette, non soltanto da una parte di questa terra, è un po' generalizzata, oserei dire, forse... La storia ha portato a questa, diciamo così, idea, perché forse qualche delusione in passato ci sia stata, forse chi in qualche modo ha investito, ha messo in campo le proprie energie, ha avuto qualche delusione da parte di chi in qualche modo invece di sostenerlo poi lo ha, tra virgolette, fregato. Però di fatti oggi, rispetto a novità come quella appunto del fatto di aprirsi un po' ai giovani, perché i giovani... Non è gente che forse ha da venire. I giovani, io dico sempre, il futuro è adesso, cioè le scelte di oggi sono quelle che poi determineranno il domani. Non è che io sono comunque 55enne, 56enne e posso ragionare con uno che ha 30, pure se io non sono convinto di poter essere un aggiornato, però per mio figlio sono sempre vecchio, quando si parla di qualsiasi confronto. Io credo che vale la stessa regola con i giovani che non sono nostri figli. Per arrivare, per stare nel merito... Le politiche di questi anni, ma dei governi che si sono succeduti, che ancora purtroppo continuano a percorrere, è quella di dare incentivi, pensare che l'unica forma di intervento possa essere quella dello sgravio. Io non, come si dice, non è che criminalizzo quella possibilità, è una possibilità giusta, come si dice, anche come si dice, corretta. Il punto però, se l'impresa non ha il lavoro, cioè in quel, fa lavorare, finisce lo sgravio, il lavoratore, il ragazzo, il giovane o... Si trova a casa è un con un problema, diciamo, strategico. Noi, diciamo, noi ci siamo inventati, sempre non per essere più bravi, insomma, bene o male, conosciamo questo territorio, un piano del lavoro, dove ci sono anche dove poter tendere soldi per fare investimenti. Nel nostro territorio, ma anche per correttezza e per onestà intellettuale, ci sono aziende che lavorano bene, crescono, fanno investimenti, addirittura assumono, seppur in forme molto ridotte, perché comunque competono con una qualità del proprio prodotto, cioè hanno, determinano loro il mercato, non stanno lì in balia che arriva qualcuno e ci risolve i problemi. È un salto culturale e, tornando al ragionamento prima, è sicuramente un salto generazionale, perché probabilmente il gruppo dirigente di questa provincia non è in grado di fare, ma non perché non sia capace, perché probabilmente la loro visione, o la mia visione, parlo per me a questo punto, nessuno si può offendere, la nostra visione della mia generazione è una visione che purtroppo pensa che quel tipo di politica possa oggi essere ancora attuale. Io non lo credo che la è più attuale, e lo abbiamo anche dimostrato con i risultati, e allora non è possibile stare lì rinchiusi. Rubo un altro secondo su questa fattispecie di domanda, perché mi accusano spesso, ma tu sei uno di quelli che crea allarmismo, denuncia. Ma guardate, io lo credo veramente, ma stando in silenzio, facendo finta che i problemi non ci sono, risolviamo i problemi, io non credo. Allora, insieme, io non ho la ricetta in tasca e dico adesso faccio, però io sono pronto a mettermi a disposizione insieme all'organizzazione per trovare insieme delle forme che possano in qualche modo ricondurre a una politica attiva. La rassegnazione a me non è mai piaciuta e non credo piaccia a nessuno in questo territorio, però alla fine, se non si vedono in qualche modo degli spiragli, alla fine... Certo, perché c'è un problema gravissimo adesso, che tanti giovani appunto che non trovano sbocchi, non trovano collocazione, addirittura non studiano, cioè nel senso ci sono molti giovani che cresce l'abbandono scolastico, paradossalmente cercano lavoro, quindi non si stanno abbandonando a se stessi, questo è un fenomeno sociale. Aggiungendo il fatto che anche, come si dice, il corso di laurea, di studio, sicuramente deve essere rivisto e finalizzato in e funzionale al territorio, funzionale. Perché altrimenti, cioè, se tutti facciamo l'avvocato, bellissima professione, però obiettivamente tutti quanti sappiamo che purtroppo è saturo quel tipo di mercato. Certo, è divenuto un problema anche per gli avvocati negli ultimi tempi. Allora, parlando di questioni strategiche, appunto, come fare per, poi voglio dire, anche in queste cose
piedi per terra sicuramente, ma un minimo di fantasia e di sogno ci vuole Certo, in ci tutte le vuole cose, perché purtroppo. altrimenti non si risolve nulla. È stato detto più volte, sì, gli ammortizzatori sociali vanno bene, ma noi non possiamo più continuare come dire, a spendere tutti i nostri soldi a disposizione per ammortizzatori e senza creare invece investimenti che possono generare lavoro. Ecco, questo è un argomento tra i più dibattuti, È insomma. chiaro che l'ammortizzatore sociale, ho detto prima, è una forma di sostentamento alle famiglie che nell'immediato si trovano travolti da, ma anche nello stesso momento, come se un supporto alle aziende che nel momento in cui c'è una difficoltà possano in qualche modo avere un effetto, un danno minore. Questo ha il senso e il ragionamento che a me convince di più, quindi una sorta di intervento momentaneo che in qualche modo scongiuri ipotesi più drammatiche. Nel tempo invece questo ammortizzatore è diventato l'unico sostentamento sia per l'impresa sia per i lavoratori. Oggi sono finite le risorse, difatti. C'è un dramma di persone che hanno perso lavoro in questi ultimi anni che non hanno più nessun sussidio perché nel frattempo lo Stato ha detto basta. Ci sono forme di interventi straordinari che sono però legate a determinate fattispecie di contratti o di tipologie di accordi. E va bene perché in ogni caso nessuno di noi può pensare che l'ammortizzatore diventa soltanto, come si dice, l'unico strumento poi sostanziale di produzione di reddito. Però quello che è importante è anche nello stesso tempo, come si dice anche qui, andare a analizzare quello che è successo è complicato, ma fare in modo che insieme all'ammortizzatore sociale l'azienda che ricorre a quella forma di intervento lo debba fare collegata a un progetto vero, in cui c'è una ripresa vera. E lo Stato deve essere in grado di intervenire, non intervenire, di controllare, di verificare, perché altrimenti succede che alcune realtà purtroppo hanno beneficiato a dismisura, pure Certo. non avendo, come si dice anche, come si dice, la necessità vera, ed altre aziende, altri quindi lavoratori purtroppo non hanno avuto beneficio perché o perché sono piccole dimensioni o perché non hanno avuto la possibilità di trovare, come si dice, il canale, tra virgolette, giusto. Allora la rivisitazione, così come il ministro Poletti in questi giorni, tra l'altro a fine anno, ha presentato, in qualche modo ci convince per quanto riguarda i criteri di selezione, chiaramente ci convince meno quando si parla di legare prevalentemente al lavoro, perché lì quello che noi contestiamo formalmente da questo punto di vista, che è legato anche a altre forme di riorganizzazione o di modifica nel mercato del lavoro, che in qualche modo si dice che la CGIL o il sindacato in genere tuteli solo i lavoratori dipendenti a lungo termine, quelli che a tempo indeterminato. In realtà quel tipo di riforma mette proprio questa fattispecie di differenza, interviene poco con chi il lavoro lo perde appena che è andato al lavoro o chi addirittura non lo prende mai il lavoro, e invece tutela maggiormente chi ha più anni di anzianità. Allora da qui bisogna anche che ci sia un riequilibrio, perché se snaturiamo quella funzione sociale o di stato solidaristico, cioè finisce il mondo. Cioè, noi come lavoratori, diciamo così, di una certa età, che abbiamo nel tempo lavorato anche a contratto a tempo indeterminato, quindi avendo tutte le garanzie che il contratto stesso ti riconosceva, però abbiamo contribuito anche a creare le condizioni per chi il lavoro non l'avesse o chi l'avesse più precario potesse in qualche modo entrare in questo mondo. Se si continua a intervenire sostanzialmente che tu c'hai di più, quindi ti aspetta di più, tu c'hai di meno, ti aspetta di meno, sì, da un punto di vista giuridico può essere esatto, però il paese Certamente, Italia ha certamente, un'altra. certamente non ha una visione ampia. Comunque il sindacato un po' ha avuto un ripensamento su queste cose, no? Perché voglio dire, su alcuni abusi, tra virgolette, di cassa integrazioni, un po' il sindacato ce l'ha avuto un po' di colpa sul Sì. passato. Ma sicuramente forse le colpe maggiore, se posso essere onesto, ma insomma non ho nessun motivo, e chi mi conosce sa che non ho mai tirato fuori dietro la mano, probabilmente aver tutelato o difeso sacchi, tra virgolette, di potere o comunque di posizione un po' che vivevano un po' di rendita a discapito di, probabilmente eravamo una visione molto parziale, forse perché, come si dice, erano i tempi di vacche Erano grasse. anche altri tempi, Però questo è ho vero. capito, oggi non recuperiamo i danni, né io prima, ci mancherebbe, però la onestà intellettuale e anche la dramma della situazione che abbiamo oggi non ci permette minimamente di avere
in qualche modo nessuna concessione a questa forma di sprechi. Non a caso, anche sulle vicende che riguarda Roma, no? I Vigis, ricordo, recente, abbiamo assunto una posizione Certo, molto chiara. Poi capisco che lì c'è strumentalizzazione, sa tutto quello che c'è dietro, che la gente non sa e la stampa molte volte purtroppo non riporta per motivi anche di tempo o di spazio, no, no, immagino, certo, spero. anche di Però superficialità, a anche, volte. cioè, però là ci sono realmente, nessuno può legittimare quel tipo di posizione, però indipendentemente dalle ragioni, nessuno potrà mai, per quanto riguarda la CGIL, ma credo di poter dire anche da parte di CISL-UIL, posizione di questo, cioè le battaglie, le manifestazioni, le proteste si fanno nelle regole, nelle procedure previste dalla legge. Altre forme non sono compatibili, cioè nessuno si può mettere in malattia perché deve protestare, cioè tu stai in malattia perché stai male, se non stai male stai al lavoro o stai in Certo, sciopero se casomai ritieni di dover di dover protestare. protestare. Ecco, allora l'industria, diciamo così, nel senso che l'industria in questo territorio certo continua ad esistere, ma non può essere più, ormai l'abbiamo capito tutti, come dire, quel La traino prospettiva. assoluto, totale, che ci può dare una prospettiva. E allora? Allora, in parte avevo pure L'aveva accennato, già cominciato ad no, accennare. accennato prima, diciamo che è evidente che noi confidiamo sul fatto che ci possano stare investimenti in questo territorio. Lo dobbiamo però rendere compatibile con l'ambiente, appunto, perché l'ho detto, insomma, lo ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, ma lo dobbiamo rendere anche appetibile. Cioè da chi vuole investire, da chi oggi vuole mettere i propri capitali a disposizione di quella collettività, per la scelta Chi è che lo deve rendere appetibile? noi, i sociali, nessun altro, non è che qualcun altro ci può dire facciamo, noi dobbiamo farlo insieme chiaramente, la politica per quanto riguarda il proprio come si dice, ruolo di indirizzo e di scelta, la pubblica amministrazione che poi alla fine sono due facce della stessa medaglia e credo che snaturando pure un po' la funzione dei comuni, se mi è consentito, no? Perché noi abbiamo visto la discussione dell'accordo programma, oppure stiamo facendo oggi un ragionamento più a lungo termine con i comuni della terra da lavoro, 51 comuni insieme che possono pensare di investire o consentire alle imprese che vogliono investire di avere delle agevolazioni previste dalla Comunità Europea, perché non dimentichiamo che le regole della Comunità Europea impediscono di fatti degli aiuti to cure all'impresa, no? Per la questione della libera concorrenza, però se noi lo facciamo all'interno dei canali che la Comunità Europea ci dà, dopodiché si può discutere, canali rigidi, che noi insomma, dovremmo esserci più flessibilità, insomma, avremmo sperato, apro una parentesi, che nel semestre di presidenza italiana ci potesse stare una svolta, c'è stata una parziale modifica dei vincoli di regime, che voi sapete a 0,5%, però voglio dire è poca cosa rispetto al fatto che noi dicevamo, ma questo in termini abbastanza pratici. Non diciamo, in una situazione di recessione, dove non tutte le politiche e le scelte fatte in questi anni non hanno prodotto benefici, proviamo, come si dice, allargare le maglie del debito, ma non perché vogliamo essere, come si dice, guerrafondai, ormai non ce ne frega niente. Noi siamo stati sostenitori e siamo il paese Italia, forse fra cioè i veri come, convinti dell'Europa, così come ce l'avevano descritta. Oggi sta diventando un nemico. Le vicende della Grecia, al di là dei risultati che a me può far piacere, sta a dimostrare che ci comincia a velare un clima di diffidenza. E in Italia, se si Assolutamente. va a un referendum oggi, Assolutamente. posso dire che se si rasenta al 51% della maggioranza del paese, ma rispetto al fatto che avevamo avuto il 70-80%. Allora, se l'Europa allenta un po' le maglie, consente ai paesi di investire in più risorse per il lavoro, non per la banca o per le finanze, che hanno una loro Purtroppo, importanza. sì, ma Però guardate che io purtroppo questa roba qui la dirò sempre, cioè non è possibile pensare ben vengano interventi strutturali di Draghi, ma mettere capitali nel mercato soltanto finalizzate alla finanza per salvaguardare istituti di credito, che pur hanno un'importanza e non voglio criminalizzare nessuno, ma non si pensa di investire sul lavoro, non se ne uscirà, lo siamo convinti. Allora dicevo per chiudere la sua domanda. Se riuscissimo tutti quanti insieme, intanto uno sportello unico per l'impresa, cosa banale, lo diciamo tutti, siamo convinti, ma in realtà non avviene. Noi abbiamo due consorzi industriali. Io sarei per esempio, al di là del fatto che non sono appassionato se è giusto uno o due, poi insomma, certo se a me si dice che le questioni sono alla fine Lei si per chi, riferisce ai due all'ASI e al consorzi, COSI, là, ma perfetto, bene, perfetto, diciamo anche se il il beneficio dibattito successivo. è.
c'è chi ci deve far parte, presidente, non mi appassiona quella roba lì, mi appassiona quali sono le loro funzioni. Ma se noi potessimo in qualche modo dentro i consorzi dare la possibilità ai consorzi di intervenire sulla politica attiva in favore dell'impresa, anche bypassando forme di, cioè, di competenze comunali, cioè non voglio fare l'eversivo, però guardate, molte volte con tutte le legittimazioni del caso accade che un'impresa per aprire un investimento, un sito, ci sono cavilli insostenibili a cui noi spesso ci dicono di fronte alla realtà non ci abbiamo altri strumenti se non lasciar perdere, che se io devo fare un investimento purtroppo passano 6 mesi. Questa è anche riguardo all'accordo programma, l'ultima cosa, 91 comuni, cioè 31 comuni interessati, 30 più Fiuggi, no? Sì. Avevamo chiesto più volte, facciamo un unico sportello in modo che l'azienda si possa rivolgere, non c'è stato, perché ognuno giustamente pensa di mantenersi il proprio campanilismo. Allora, ho detto anche qui una provocazione a qualche onorevole della nostra provincia, a me va bene un po' di campanilismo, facciamolo tutti quanti insieme, cioè tutta la provincia deve sostenere con forza il territorio facendo capire a chi deve investire che noi siamo un paese virtuoso, la zona virtuosa, dove c'è sta possibilità per tutti, dove non ci sono impedimenti, dove noi prendiamo con piacere gli investimenti e creiamo infrastrutture. Ma l'altra cosa mi consente il campanile poi, che sia il campanile di tutta la provincia di Bravo, Roma, campanilismo sano, non quello leghista per dire io devo stare qua perché sono più bravo, no, io sono qua e voglio che tu vieni qua perché io ti consento di fare in modo che noi insieme si cresce, perché cresce l'impresa per quanto riguarda i propri profitti, ma cresce il territorio per quanto riguarda i benefici. Ma se nel 2014, scusami se rubo ancora qualche minuto, ma se nel 2014 un'impresa importante, multinazionale, può venire a Frosinone, prendersi macchinata una notte e se ne va in altro territorio, cioè qualcosa non funziona, no? Cioè, o l'Italia è Italia, oppure se vuol dire che la Lombardia si salva, l'Emilia si salva, allora o ci trasferiamo tutti là, oppure dobbiamo fare in modo che tutte le imprese abbiano le stesse condizioni su tutto il territorio. Qual è il problema? È il sindacato? Cioè noi abbiamo concesso ad aziende e territorio salari, mensilità, diritti, e non sono bastati, perché torniamo all'inizio. C'è la competizione sulla qualità del prodotto che tu metti sul mercato. È chiaro che la politica deve fare le infrastrutture. Se si fa una strada e poi arriva lì davanti allo stabilimento per fare l'ultimo 30 metri, ci vogliono 10 anni, io lo capisco l'imprenditore, li mandate al diavolo. Ci sono certamente ci sono queste realtà, come per esempio se parla ancora della banda larga, ormai stiamo arrivando alla fibra ottica, sì. Ma un'operazione, quello che stavo cercando di dire, un'opera importantissima in questo territorio, parlo della logistica, era l'interporto. Cioè, oggi si viene fuori che forse non è più possibile realizzarlo perché è venuto meno la funzione, perché le grandi imprese di trasporto e logistica che stavano sul territorio nel frattempo sono sparite. Sono sparite, chi è rimasto si è attrezzato. E allora questo è il dramma, è tutto sta qua. Sì, sì. Se non si fa un salto in avanti in questo senso, noi la possiamo sempre rattoppare, ognuno di noi, io adesso, ma altre persone a posto possono avere tutte le ragioni del mondo, ma la verità vera è che di fronte abbiamo uno scenario che purtroppo non ci fa vedere come se un cammino, una luce, come qualcuno diceva, una luce in fondo al tunnel. Cioè io vedo che questo tunnel purtroppo si allontana sempre in più, sempre di più. Ma a noi non piace, anche se abbiamo già concluso il nostro tempo, ma ci prendiamo sì, un altro minuto, sì, diciamo così, grazie. Non piace concludere male, no, cioè concludere in modo diciamo così pessimistico. Ecco, allora io le faccio quest'ultima domanda. Ecco, secondo lei che cosa si deve fare immediatamente, anzi che cosa vuole fare immediatamente a chi vuole lanciare questo appello affinché invece si rilanci, come dire, quantomeno l'azione? Ecco, ma io credo, l'ho detto, l'abbiamo detto più volte, noi dobbiamo metterci intorno al tavolo, ma non per fare un ennesimo tavolo che non serve a niente, in cui alla fine ci sono, come si dice, competenze e responsabilità. Sono convinto di quello che dico, cioè c'è le possibilità, questo territorio ha professionalità, capacità e volontà per farcela. Io sono convinto poi dentro di me che ce la facciamo, perché altrimenti non starei anche qui a discutere, forse questo è anche piacevole davanti a una TV importante, insomma, un giornalista di fama che conosca, no, rispetto da tempo, no, ci mancherebbe, direttore dei giornali che insomma, però credo che lo devo a me stesso per quanto riguarda la mio lavoro, ma lo devo a questa gente in qualche modo che comunque continua a darmi anche una sorta di fiducia, no?
Lo facciamo in questi giorni, lo stiamo facendo, abbiamo fatto istanza al Ministero, facciamo un confronto nei prossimi giorni con le controparti. Vogliamo fare non l'ennesimo patto di sviluppo per dire abbiamo fatto un documento così domani quando qualcuno mi chiamerà, ma vogliamo metterci dentro effettivamente le cose che ho appena detto. Dopodiché, se la politica vuole, e credo che gli convenga anche a loro, Certamente. scendere in campo insieme a noi, cioè far capire, non perché vogliamo fare appunto quello che ho detto di difendere, perché noi abbiamo una difficoltà congenita, strutturale. Nessuno di noi può con la bacchetta magica ripensare di cioè, ricoprire quello che abbiamo perso, ma partendo da quello che abbiamo e partendo dalle aziende di qualità che ci sono, credo se la possa fare. Lo sapete perché lo dico qua all'ultimo secondo, c'è una difficoltà, perché anche chi oggi è produttiva, è consapevole, cresce, lo fa un po' finalizzato da se stessa, che non si fida, ha paura. Se noi riusciamo a mettere in rete un po' di questa roba, insieme appunto al territorio, insieme alla cultura, perché attenzione, il fatto che ci tolgono anche qualcosa dal punto di vista che non è ininfluente, e poi l'ultima cosa vera, ma questa benedetta o maledetta collegamento con Roma è sicuramente utile per i pendolarismi, ma è utile ancora di più, se mi permettete, delle persone che potrebbero venire da noi. Parlo di chi viene a Certo. fare la visita, ma chi potrebbe anche venirci a abitare. Allora, questa roba qua, se noi, ognuno di noi, ha un suo progetto, non se ne Adesso fa pare che mai. Speriamo, siano tutti convinti che si debba sì, fare, quindi tutti sarebbe. insieme almeno È la cogliamo mia questo auspicio, noi ce la obiettivo, no? metteremo tutta e siamo convinti che le basi per ripartire ci siano per tutti quanti, compreso chiaramente per le persone che rappresento io. Grazie a Guido Tomassi. Grazie a te dell'opportunità e ringrazio e saluto tutti i telespettatori.